Ciao a tutti e bentornati su CJ Tech. Nel video precedente abbiamo visto come mi sono arrivate le Pixel Buds in pessime condizioni. Subito dopo la fine del video ho iniziato la trafila con l'assistenza tecnica per vedere il da farsi. Questo video può essere informativo persino per persone che invece delle Pixel Buds hanno altri prodotti di Google, così da sapere cosa li aspetta se hanno bisogno dell'assistenza. Il mio sarà solo un esempio. Inizialmente ho mandato la prima mail. Il testo, bene o male, spiegava che le Google Buds sono difettose, che le plastiche non sono né ben sigillate né ben formate. Se avessero una mail dove mandare un video sarebbe stato molto più semplice da vedere piuttosto che da spiegare. Inoltre la carica dei due auricolari era quasi sempre differente. Il destro non raggiungeva quasi mai il 100%. Ma alla fine sottolineavo che mi preoccupava molto di più lo stato delle plastiche perché potrebbero far entrare acqua o sudore e che non voglio proprio pensare a cosa potrebbe essere successo dopo il fatto. In ultima ho chiesto la sostituzione ove possibile. A quel punto mi hanno risposto che potevo inviare il video direttamente in risposta a queste mail. A quel punto mi hanno fatto svariate domande per isolare la questione della carica delle batterie. Per velocizzare il tutto, le domande che mi hanno fatto le riporterò direttamente nella risposta che ho dato, di modo di non far diventare questo video una cosa lunghissima e molto pesante. La mia risposta è stata: salve, il video l'ho trovato in allegato. Purtroppo Gmail, con gli account gratuiti, impedisce di allegare video più grandi di 25 mega. In alternativa, direttamente da parte di Gmail, lo hanno inserito in Google Drive fornendo il link direttamente in risposta alla mail, tutto in automatico. Poi siamo passati alle domande che mi hanno fatto, a cui dovevo rispondere, sempre per la carica delle batterie. Quando ricarichi le cuffie, tieni la custodia chiusa? Risposta: sì, non ci sono validi motivi per tenere la custodia aperta finché fai la ricarica. Domanda: c'è qualcosa che può ostruire i punti di contatto della ricarica? Risposta: ho controllato al microscopio, non c'è nulla che impedisca la ricarica. Domanda: sono presenti danni fisici alle Pixel Buds? Risposta: come si vede nel video, mi sono arrivate con i danni visibili nel video. O sono costruite male e sono sfuggite al controllo qualità, o sono rigenerate. In qualsiasi caso, non è stato un buon lavoro da parte di un colosso come Google. E come ho già visto su altri video e su altre foto in internet, potrebbero scollarsi, aprirsi o peggio entrare dell'acqua finché le indossi, e a quel punto sarebbero pericolose. Qual è la versione firmware delle Pixel Buds? 3.514.0. Vorrei inoltre aggiungere che gli auricolari, appena vengono estratti dalla custodia, emettono un fastidiosissimo sibilo, sia quello di destra che quello di sinistra, sempre come riportato nel video. Inoltre la funzione in-ear funziona una volta sì e una volta no, cioè significa che a volte quando vi togliete le cuffie non viene messa in pausa né la musica né il video, e al contrario quando le rimettete non riparte la musica e non riparte il video, sempre come riportato nel video. Inoltre il tempo che ho avuto a mia disposizione per utilizzarle è stato molto poco, altrimenti di sicuro avrei trovato dell'altro, ma credo che sia più che sufficiente per capire che sono difettose. Ora aspetto una vostra risposta. Il giorno dopo è arrivata la risposta. La prima cosa che mi chiedono è di inviare il video direttamente in allegato all'email. Ora voglio fare una supposizione. L'assistenza tecnica non ha l'accesso al drive per le prove dei problemi che possono avere gli utenti? La mia risposta: comprimere un video di quasi un giga entro 25 mega è stata un'impresa parecchio difficile, perché al degradare della qualità non si capisce più quale sia il problema. Ma dopo varie prove sono riuscito a fornirgli un video in formato video CD. Probabilmente alcuni di voi non sanno neppure che cosa sia. A quel punto ho ricevuto il video, mi hanno risposto: per quanto riguarda la carica, facciamo delle prove. Mi hanno chiesto di cancellare dalla memoria del Pixel gli auricolari, metterli in ricarica per 10 minuti e poi rifare l'accoppiamento. Poi mi hanno detto che avrebbero aperto un consulto tecnico per vedere se era possibile la sostituzione degli auricolari. A quel punto mi hanno chiesto il numero seriale delle Pixel Buds e la versione del firmware. Qual è la versione firmware delle Pixel Buds? 3.514.0. A quel punto, per non fare errori, ho fotografato il numero seriale sulla scatola, ho fotografato l'interno della custodia e ho mandato gli screen tramite l'applicazione. A quel punto mi hanno chiesto di resettare le cuffie alle impostazioni di fabbrica. A quel punto mi è arrivata una mail che diceva che era stata accettata
la sostituzione delle cuffie. In ogni caso io ho risposto che il test l'avevo fatto per il reset, ma anche in quel caso le cuffie continuavano ad avere una disparità di ricarica. A quel punto ho fornito tutti i miei dati per la sostituzione degli auricolari e a quel punto mi è arrivata una mail di Google che mi confermavano la sostituzione delle cuffie e mi mandavano in allegato tutte le istruzioni per poterle rispedire indietro. Ora naturalmente passiamo alle istruzioni che mi sono state fornite e come da titolo imballaggio finale di Google Buds di prima e seconda generazione. Ora mi vedrete leggere. Fa scaricare completamente la batteria dei singoli auricolari Pixel Buds e della custodia con funzione di ricarica. Come vedete da foto, fatto. Inserisci gli auricolari nella loro custodia con funzione di ricarica e chiudi saldamente il coperchio della custodia. Mi limiterò a chiudere la custodia. Inserisci il dispositivo nella sua confezione originale. Fatto. Se non hai la confezione originale, avvolgi il dispositivo in un foglio di pluriball o di schiuma per imballaggi. Per proteggerlo, quindi inserisci in una scatola di cartone ondulato. Inserisci la confezione originale o la scatola che contiene il dispositivo in una scatola di cartone ondulato robusto. Robusto. Più grande. Utilizzando materiale di riempimento per evitare il movimento della scatola piccola all'interno di quella più grande durante il trasporto. Mi sorge un dubbio, vediamo la scatola con cui me l'hanno spedita. Questa è la confezione con cui me l'hanno spedita e che naturalmente con dei semplici fogli bianchi ho coperto le etichette che erano rimaste. Come vedete è la stessa scatola con cui sono arrivate. Vi affiancherò il video per vedere che è la stessa scatola. Stesse botte. Allora iniziamo. In una scatola di cartone ondulato robusto. Questa sarebbe una scatola di cartone robusto. All'interno, utilizzando materiale di riempimento per evitare il movimento della scatola piccola all'interno di quella grande durante il trasporto. Questo era quello che avevano inserito loro per evitare che una scatola contenente le Pixel Buds e uno smartphone da 1000 euro non prendesse botte. Se volete vedere l'interno, sperando che si riesca a vedere, questo è il cartone, come lo dicono, robusto. Questo è il cartone robusto. Naturalmente, onde evitare problemi, ho preso una scatola di cartone robusto, ondulato, veramente robusto. Spero che si veda. Poi ho preso del materiale di riempimento. Del pluriball e anche del pluriball professionale. In questo caso credo che le cuffie saranno molto più al sicuro di quando mi sono state spedite. Prepariamo la scatola assieme. Prima di tutto ricordatevi di inserire questo foglio all'interno del pacco, altrimenti dovrete aprirlo quando avrete già chiuso tutto. Questo foglio è l'RMA di Google e serve loro appena gli arriva per capire di che cosa si tratta e chi è il proprietario del prodotto. Ora qui abbiamo le Buds, prendiamo la loro custodia, rimettiamole al suo posto. Chiudiamo saldamente la custodia, lasciamo dentro i gommini, il cavo.
rimettiamo dentro il tutto, richiudiamo la confezione, chiudiamo tutti i punti d'accesso di modo che la scatola sia più sicura e che a nessuno vengano strane idee. Lo stesso vale anche per la parte interna. Prendiamo un sacchetto di Pluriball, inseriamo le buds al suo interno e blocchiamo la possibile apertura. Inseriamo altro materiale per preservare gli auricolari, mettiamo le buds al suo interno così dovrebbero essere ben protette. E sigilliamo il tutto per la spedizione. Ora che si possono definire ben protette e al sicuro, procediamo con le istruzioni. Rimuovere eventuali etichette dalla scatola. Non ce ne sono. Applicare l'etichetta delle batterie al litio, che è questa. Applicare l'etichetta UN3481 Lithium Battery, assicurandoti di non farla debordare su un altro lato della scatola. Una volta posta l'etichetta delle batterie al litio, è tempo di apporre l'etichetta per la spedizione. Una volta posta anche l'etichetta per la spedizione, era tempo di portarlo al centro segnalato per la spedizione. Arrivati al momento della spedizione, a questo punto, vedremo cosa accade nel prossimo video. In questo caso è proprio azzeccato dirlo. Se il video ti è stato utile o ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un bel mi piace, condividi il video perché tutti sappiano come si svolgono queste cose e commenta qui sotto se hai domande da fare o se anche tu hai avuto modo di avere a che fare con questo girone dantesco. Per ora è tutto, ciao e alla prossima!